Perché non viene un No, bello allora, stadio? innanzitutto non mi toccare con questa maglietta, perché voglio dire, no, non ce la fa, volevo provare a dire una cosa, non ce la fa. Mi viene solo Juve. Va bene, va bene. Perché non viene allo stadio Umbe? Lo stadio A Firenze. dove? Io non posso venire allo stadio, perché? Per un semplice motivo, perché non mi fanno entrare. C'ho il daspo, sono pieno di daspi Ma io. cosa avevi fatto? Io sono pieno di daspi, questa è roba vera, non è che, però Vai, posso racconta. anche dirlo, tanto te lo domani mi ammazzo. La sera prima della partita, che c'era, il giorno dopo c'era Fiorentina-Napoli, la sera prima vado fuori a A gozzovigliare mangiare. con gli amici, sì, a mangiare e bere tisana, tisana con un goccio, insomma, vabbè. Facciamo gli spiritosi, beviamo una bestia. Quindi, chiaramente, la mattina mi sveglio, domenica mattina, e c'era la partita di giorno, ed ero sempre un po'. Dissi, sai che? Voglio proseguire. E mi recai a mangiare a un ristorante da solo. Alla radio, in questo ristorante, insomma, senti l'inno della Fiorentina. Dissi, cazzo, la Fiorentina. Voglio andare allo stadio, non ero mai stato. Voglio andare in curva però, perché proprio era il mio sogno. Io non c'ero mai andato, io sono andato allo stadio a tempi di Cecchi Gori, ma andavo con lui, perché insomma. Anche lì prima si prende anche così. Vado a questo ristorante e mi viene in mente, voglio andare allo stadio, prendo il taxi, dico, mi porti allo stadio. Arrivo lì, mi lascia, faccio tutto il pezzo a piedi, voglio arrivare allo stadio, arrivo al Bar Marisa. Ma era la prima volta per me, perché non ero mai andato lì proprio. E c'erano tutti i tifosi, sicché, insomma, feste, feste, beviamo una cosa, certamente, via tutti i denti in Bar Marisa, si beve una cosina e mi narrano di questo che c'è sopra in Bar Marisa, c'è uno, abita uno, che mi sembra lo chiamano il duca o il presidente, uno che s'affaccia e benedice i tifosi, gli schizzano, non lo so che gli schizza la vodka, non lo so, però li benedice prima della partita. È uno che ha un tumore, cioè aveva un tumore qui, in faccia. C'è da ridere, c'è sto malloppo. Che dissi veramente? Che dissi? Devo andare anch'io. E mi feci portare su a casa del presidente, del duca. E arriva il momento della partita. Dice, la partita, andiamo. Ma io dissi, il biglietto non ce l'ho. Ti si porta noi. Praticamente mi presero la frotta dei tifosi, mi misero dentro la folla. E anche sollevato da terra, si passò tutti gli ancelli. Io non lo so come si passò. Come in tutta la curva mi vede, mi iniziano questo coro che, ma una roba, avevo i brividi, come il gladiatore. Cioè, Massimo, Massimo, io non godevo un pazzo. Solo che ero molto alticcio. Capito? Allora, praticamente, la partita io non mi accorsi neanche che era iniziata. Vedevo, sì, mi sembrava stessero riscaldando il pallone, insomma. Insomma, Massimo, Massimo, cori, feste, feste, a un minuto dalla fine segna Maggio del Napoli e il Napoli vince 1-0. Il coro di tutta la curva si tramuta in corvo, corvo, corvo. Corvo ha amplificato a 2000, con anche quando esco dallo stadio, quelli a sedere dal cima della curva, da di qua, dalla strada, me lo gridavano. Corvo, corvo. Fiorentina Juve l'hai mai visto? Fiorentina Juve l'ho vista. Allora, mi pare, sì, una volta proprio ebbi l'onore di andare in quelli del calcio, Juventus Fiorentina a Torino, quella fantastica partita che rimarrà nella Oi! storia. Quella del gol del 3-2 di Osvaldo. Oddio, non ci posso credere! Viva la Rai! Viva la Rai! Oddio! Rispondo! Mi hanno fermato proprio alle mutande. Stavo un momento bellissimo. Comunque, basta, basta, è rotto il cazzo.